شاقوا الله ورسوله ومن يشاق. Adesso stiamo andando a Capricchia, è un piccolo villaggio lassù, insomma vicino a Matrice, in cui ci sono un po' di terremotati che sono insomma un po' isolati, alcuni hanno anche perso la casa e le altre hanno paura insomma di tornare dentro. Ieri siamo andati da loro, le abbiamo fornito un po' di aiuti, ci hanno chiesto insomma di portarle altri aiuti, assorbenti, olio, sale. Ci stiamo tornando adesso per portarli insomma questi loro richieste. Danni alle case, alcuni notevoli. Fortunatamente non sono crollate, persone fortunatamente tutte quante vive. Quindi il paese apparentemente sta bene, però all'interno sono case da buttare giù e ritirare su. Questo è un paese dove l'inverno ci sono 4 famiglie e l'estate arriviamo fino a 500 persone. Un paese in cui abbiamo vissuti da piccoli, dove i nonni avevano queste case e noi veniamo qui in vacanza da piccoli, adesso abbiamo riportato i nostri figli. Purtroppo non so quando potremmo riportarli. Forza e coraggio, eh. Ciao, ciao, Angelo. Una cosa bellissima. Bravi. Vedere bravi. Bravi. Cioè, commovente vedere persone che, venendo dall'altra parte del mondo, che hanno più bisogno di noi, dare una mano alla popolazione italiana in questo momento. Il popolo islamico dice anche che il Corano non incita alla violenza. E chi fa queste cose te lo dimostra. C'è stato il dolore contrario. E a catastrofe siamo tutti quanti uguali, siamo un'unica popolazione. Vedremo, ma non mangeremo la marmellata. No, la facciamo la marmellata. Ma noi non vogliamo mangiare, però vediamo lo stesso, che formaggio buonissimo. Accoglienza calorosa da Capricchia. Beh, assolutamente, ma già l'avevamo visto ieri. Siamo arrivati ieri qui, abbiamo visto un paese che è normale che ti dà un'accoglienza calorosa perché lo dà a se stesso, cioè è un paese che si è unito su di sé e che ha sviluppato forte il senso di comunità, di solidarietà condivisa. Ci sentono vicini e capiscono che siamo qui per loro. Ciao ragazzi, ciao, 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 grazie. Capiscono che siamo qui per loro e quindi è normale che ci aspettino veramente a braccia aperte. Wallahu ala kulli shay'in qadir.